Difendi, mio Dio, in te confido, in te mi rifugio. Questo fardello è troppo pesante. Non lo puoi portare da solo. Guarda, i tuoi prediletti dormono. Anche loro ti hanno abbandonato. Simone, dormi. Un bacio. Antonella! Prova! Poi tutti più. È il Vangelo. Perciò nelle prove è tutto da ridere, possiamo sorridere quello che volete voi, ma non è un modo per scimmiottare questo, non è un modo per scherzare, è un modo per far vedere agli altri una parola che non ho mai descritta. Cioè, questo è quello che arriva a tutti, quindi fondamentalmente anche chi non sa leggere riesce a capire la scena. Perciò in quel momento pensate che voi state leggendo il Vangelo, quindi da ridere non vi fermate. Se vi viene, oppure se sbagliate, mi raccomando, non vi fermate, che succede niente. Guardate a terra se vi viene da ridere, se invece vi non fate un caso con parole, oppure è successo qualcosa, che succede niente. Andiamo avanti un momento. Questo è il bello della situazione. La Via Crucis come ogni anno animata. Quello che abbiamo voluto quest'anno è partecipare anche noi alla messa, vestiti ovviamente già con gli abiti che ci serviranno per la Via Crucis. Ci tenevo a dire una cosa, mi fa sorridere all'inizio vedere qualcuno vestito, la parrucca, quello che sia. Quello che noi cerchiamo però di darvi è direttamente il Vangelo. Quindi noi lo facciamo come se stessimo leggendo direttamente la parola. È un modo per arrivare diretto anche al cuore delle persone. Nella lezione divina alle volte bisogna immaginare di essere presenti sul luogo. Quello che noi vogliamo regalarvi quindi con questa Via Crucis è proprio questo, cioè vivere il Vangelo essendo presenti a dei momenti importanti di Gesù. Quindi l'ultima cena e la Via Crucis, la Via della Croce. Quindi vi chiediamo appunto di collaborare ovviamente con noi, nel senso che quando comincerà ovviamente il tutto ci sarà ovviamente, vi saranno date pure delle disposizioni, quindi quando usciamo vi sarà chiesto anche una mano alle volte, quindi siamo collaborativi l'uno con l'altro. Grazie. Thank you.
conserva ai tuoi piedi, ripento per tante infedeltà e rinnovo il proposito di amarti. Nella piaga del tuo cuore, benedetto, metto il mio cuore, perdona tutti i suoi peccati e infiammalo del tuo santo amore. Nelle piaghe delle tue mani, mettilo le mie mani, purifica anch'esse per tanto male che possono aver fatto e rendile pure al tuo santo servizio. Nelle piaghe dei tuoi piedi, metto i miei piedi, purifica anch'essi col tuo preziosissimo sangue e perdona i passi che possono averti offeso. Rendi, oh buon Gesù, tutto il mio essere una cosa sola con te. Fa che io ti sia fedele servo sulla terra e poi lascia che il tuo servo venga a goderti in cielo. Amen. Adesso ci viene rappresentata l'ultima cena, dove Gesù dirà ai suoi apostoli che si farà pane spezzato per gli altri, e subito dopo, al lato destro del giardino, vedremo anche la scena dell'orto degli olivi, e da qui poi incominceranno le stazioni della Via Crucis. Io vi dico, uno di voi mi tradirà. Accendete il microfono. Sono forse io. Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va come scritto di lui, ma guai a colui dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Sono forse io. Sì, benedetto Padre Dio dell'universo, che fai germogliare il pane dalla terra. Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Sì, benedetto Padre, Dio dell'universo, che fai germogliare dalla terra il frutto della vita. Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. In verità io vi dico che non verrò più del frutto della vita fino a quando non verrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Thank you.
voi tutti vi scandalizzerete questa notte a causa mia. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse, ma dopo la mia risurrezione vi precederò in Galilea. Anche se ti rinnegheranno tutti, io non ti rinnegherò. In verità io ti dico, prima che il gallo canti, questa notte stessa, mi rinnegherai 3 volte. Ma io non ti rinnegherò. Andiamo adesso, è giunta l'ora. Ce l'andiamo un po', speriamo. E vediamo. Andiamo. Restate qui, vegliate e pregate. La mia anima è triste fino alla morte. Vegliate mentre io vado là a pregare. Sorgi, Signore. Salvami, proteggimi, difendimi dalla trappola che preparano per me. Credi che un uomo solo possa portare tutto il peso del peccato? Difendimi, Signore, io confido in te. Portare questo peso è troppo pesante. Credimi, salvare le loro anime ha un prezzo troppo alto. Guardali, i tuoi prediletti dormono, anche loro sono abbandonati. Simone, dormi, non sei stato capace di vegliare un'ora sola. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Abba, Padre, tutto è possibile a te. Se vuoi, allontana da me questo calice, ma non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Chi è tuo padre? Chi sei tu? Basta. Andiamo. Ecco, è giunta l'ora. Il figlio dell'uomo viene gettato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Colui che mi tradisce è vicino. Colui che bacerò è lui. Presto, arrestiamolo! Prima stazione. Gesù nell'orto dei giulini. Gesù, tradito da Giuda, viene arrestato. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce dentro il mondo. Diciamo insieme. Sostienici, Signore. Sostienici, Signore. Glorioso di Cristo, sei salvezza nel popolo fedele. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Dolce cuore del mio Gesù. Nel momento della nostra debolezza
facci incontrare il tuo sguardo, come avvenne a Pietro. Noi ti preghiamo. Signore, è arrivata anche per lui. Questa è la gioia, che Cristo ci ama, che Cristo ci perdona, che Cristo non vuole che noi ci disperiamo, anche se ci capitasse di rivoltarci contro di lui e bestemmiarlo. Ricordatevi che per lui saremo sempre gli amici. Preghiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta tra le donne. Signore, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era? Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. In ginocchio! Sei tu il re dei giudei? Tu lo dici. Ha bestemmiato, è colpevole! Mettiamolo a morte! Non senti quante testimonianze portano contro di te? Che io li metto in libertà. Barabba, o Gesù! Barabba! Che male ha fatto? Che ne farò di questo Gesù? Crocifisso! Crocifisso! Non mi sporcherò le mani del tuo sangue. Il suo sangue ricadrà su di voi e sulle vostre famiglie! Hai sentito? Questi sono gli stessi che qualche giorno fa cantavano con le palme in mano. Hai visto? Hai sentito? Quarta stazione. Gesù è giudicato da noi, ti preghiamo. Nella passione non c'è compromesso, non c'è timidezza, non c'è intedreggiare. L'agnello ci insegna la fortezza, l'umiliato ci dà lezione di dignità. Il condannato esalta la giustizia, il morente è così. Adesso ci divertiamo un po'. Iniziamo a 5. In ginocchio, vai, in ginocchio. Vai. Inizio. Vai. Iniziamo a 5. 1
ancora! Sì! 4! Vai! 5! Continuo, continuo! Vai, vai! 1! 2! Un altro po'! Pure dei giudei! Questo sei un vero re, eh! 1! 2! Basta, basta! Sì, no! Non lo lascio divertire! Basta! Ecco il nostro re dei giudei, eh! Abbiamo un dono per te, re dei giudei! Alle piedi! Vieni, re dei giudei, vieni! Guarda qui che bella corona! Ha detto sì che c'è un vero re! Salve, re dei giudei! Salve! Ancora un altro dono, prendi, prendi! Prendi il nostro caro mantello, degno di un re! Poi che cosa dite? Degno di un re questo mantello, vai, metti! Ancora! Uno! Che c'è, re di Giudea? Adesso non parli! Quinta stazione. Gesù è un angelato e coronato. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Per la vita buona e dignitosa per ciascuno, noi ti preghiamo. E l'intelligenza e il bene comune per costruire insieme un mondo più giusto. Anche oggi l'acqua è sempre a temperatura giusta nel nostro gradino, con la sua mano pulito e ripiegato per quattro insulti e persecuzioni per il corpo e sofferenze dei malati. Benedici la tua chiesa, il loro sangue diventi insieme i nuovi. Giudei, togliamo il mantello a nostra maestà, vai! Vediamo un po', vediamo un po', che c'è nostra maestà, cosa c'è? Buonissima quest'acqua! Nostra maestà, abbiamo un altro dono degno di un re, prendiamo la croce! Ecco il dono degno di un re! Una crocetta! Come bellina, vero? Adesso la metterai sulle tue spalle! Sei ancora
futuro che valga la pena. Sesta stazione. Per i costruttori di pace, per chi strapparsi fratello anche dei propri persecutori, noi ti preghiamo. Signore, pochi mi sono andati dietro, tantomeno quando il maestro è catturato, condannato, scaricato, fucilato e dovuto. Con tanto dolore,
avvicinatevi tutti. Fallo alzare! No, lascialo stare! Tanto prima o poi sempre deve morire! Stai tranquillo. Ci sono qua io. Vedi madre, io faccio muove tutte le cose. Ora basta! Andate via! Veloce! Allontanatevi! Via! Dalla folla! Settima stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. L'educazione dei loro figli e figlie, dove si trasmette la fede e si insegna a mettere gratuitamente la propria vita al servizio degli altri, anche quando costa. Assisti per intercessione di Maria Santissima, tua madre, i fidanzati e gli sposi, e offri ad ogni famiglia il fondamento sicuro del sacramento del matrimonio. Fa che molti rispondano alla vocazione al sacerdozio, alla vita religiosa attiva e contemplativa. Attira a te coloro che lasciano Dio e lo sostituiscono con idoli falsi. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Provato una Pentax bella, perché sono potenti, sono ottime. Però c'è... Adesso basta! Ti ho detto di alzarti, ormai manca poco! Forza! Alzati! Fermati! Non ce la fa più! Non la vedi! Allora prendi qualcuno dalla folla che la aiuti! Vai! Sei in qualcuno! Ehi! Tu! Aiuta lui a portare la croce! Ehi, tu! Io! Sì, tu! Perché io! Zitta, muoviti, cammina! Cosa c'entra con questo condannato? Veloce! Ha detto di muoverti! Aiutalo! Non puoi portare questo dell'umanità. Vieni. Vai.
togli questo peso dalle scomo e dalle tue. Ottava stazione. Gesù è aiutato da Simone il Cireneo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Vieni, Signore Gesù, nei nostri ospedali dove il dolore è presa cristiana e si sente responsabile di tutto e di tutti. Agli altri risponde l'eterno Caino che sonnecchia in ognuno di noi. La carità ci compromette contro il nostro mondo e contro noi stessi in maniera paurosa. Senza una carità folle, chi potrà salvare il mondo? L'amore non conosce barriere o riguardi di persone, non esclude nessuno dall'amore. Gesù è il buon samaritano che vede, ha compassione, si ferma e si prende cura delle persone, qualunque, della persona qualunque. Sei tu il Cristo, salva te stesso e noi! Non ha proprio nessun timore di Dio, tu che stai subendo la stessa condanna. Noi giustamente, perché riceviamo la giusta pena per le nostre azioni. Lui non ha fatto nulla di male. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. In verità io ti dico, oggi stesso sarai con me in paradiso. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Vediamo se viene lì a salvarlo. Non credo proprio. Giochiamoci le sue vesti. Fare dispari. Dispari. Hey, a me. A te. Sono mie. Adesso non dici più nulla, eh. Lei dei giudei. Ho sete. Tutto è compiuto. Padre, nelle tue mani lascio il mio spirito. Nona stazione. Gesù è crocifisso. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Diciamo insieme. Signore, accresci nel tuo popolo la carità. Noi ti preghiamo. Signore, accresci nel tuo popolo la carità. Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, accresci in noi la fortezza
la fiducia e l'amore. Rafforza i deboli, consola gli afflitti, dona la tua speranza ai morenti. Noi ti preghiamo. Signore, accresci nel tuo popolo la carità. I suoi piedi hanno camminato per il Vangelo. Le sue mani hanno guarito, assolto, rialzato, lavorato. Mani che hanno fatto bene ogni cosa, come quelle del Padre. Credevano, inchiodandogli mani e piedi, di aver reso impotente l'Onnipotente. Gli uomini credono di poter fermare Dio, di spegnere lo Spirito, fermare la verità. Dio solo è la roccia. Gesù ha le mani e i piedi crocifissi, ma libera il cuore, libera la testa. Costa l'amare, ma si può amare come Gesù. Il cuore glielo trapasseranno più tardi. La testa è già coronata di spine, ma quello che è di più suo e di più sacro all'uomo, la personalità, nessuno la può violare. Con il Cristo il mondo ha preso una nuova dimensione, la dimensione di coloro che danno la vita per gli altri è la croce. Ne è l'unità al bisogno. Si salva soltanto chi ha fede nella carità, chi crede nella carità, come il crocifisso, tiene le braccia spalancate e il cuore aperto. Preghiamo. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre. Tu sei il volto della bontà e della misericordia. Per questo vuoi salvarci. Dentro di noi ci sono le tenebre. Vieni con la tua limpida luce. Dentro di noi c'è tanto egoismo. Vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è rancore e malignità. Vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, i peccatori da salvare siamo noi. Il figlio prodigo che deve tornare siamo proprio noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te, che vivi e regni con il Padre nello Spirito Santo per i secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, ringraziamo il Signore per questa via crucis che veramente ci ha fatto sentire l'amore sconfinato di Dio. Vedete, purtroppo stiamo perdendo noi cristiani tante cose. Tante persone per strada sembravano non avvertire che cosa stesse succedendo. Le macchine passate. È colpa di noi cristiani, che veramente non riusciamo a capire che noi dobbiamo dare dimostrazione. La fede non è soltanto un fatto interiore, la fede è anche esternare un qualcosa. Noi ci stiamo provando in un modo o nell'altro, con la Via Crucis, ci proviamo con la festa alla Madonna, ci proviamo col Corpus Domini, ma ci dobbiamo provare con la nostra vita, fratelli e sorelle, dove vediamo che c'è l'indifferenza, dove vediamo che veramente ormai la sofferenza, non dico di Dio, ma possibile pure che uno non crede, ma si sta rappresentando un uomo che sta soffrendo, un uomo che viene martirizzato, sembra quasi che nessuno più ci faccia caso. Noi non dobbiamo essere così, noi non possiamo permetterlo, e specialmente non dobbiamo essere noi a permetterlo. Allora vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e che ci hanno fatto vivere un momento molto bello, chi dietro le quinte, chi gli attori, tutti quanti, nessuno escluso, dal più piccolo al più grande, sapendo che questo che noi abbiamo fatto non è nemmeno uno spillo del bene che ancora possiamo fare, come facendo vedere questo volto di questo Dio che è amore attraverso il nostro volto. Abbiamo detto lunedì sera, fatevi portavoce. La fede cristiana si deve vedere, non è un fatto personale. La fede cristiana vuole fondamento. Noi non possiamo dire prego a casa mia,
Noi dobbiamo dare segni e testimonianze visibili come questi segni, ma la nostra vita deve dire questo, nella parrocchia, fuori dalla parrocchia. Allora io e Don Antonio vi benediciamo e veramente che questa serata, questo giorno così intenso, dove veramente c'è questo Dio che non si è fermato di fronte a nulla, veramente possiamo andare a casa e dire: Signore, io valgo tanto per te, e come lo valgo io, lo vale anche l'altro. L'altro è terra sacra, fratelli e sorelle. L'altro è amato da Dio, non dimentichiamo mai. Il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Siate luce e sale della terra, andate in pace. Andiamo, grazie a Dio. Buona e santa notte a tutti. Grazie. E partecipiamo tutti quanti, tra poco verrà la porta. La settimana santa, ecco, viviamo questa settimana con tanta intensità. Santa notte.